E che cosa le dirai esattamente? Che non le conviene stare insieme a me. Ma che dici? È tua moglie, sei sposato con lei. O pensi di abbandonarla? Sì. Ma sì. Insomma, hai perduto completamente la ragione. No. Che futuro l'aspetta stando con me? Ti ho già detto che questa situazione si risolverà. Io possiedo le prove della tua innocenza. Bisogna ancora chiarire la storia di Gioacchino, ma credo proprio che si tratti di suo fratello. E per quanto riguarda la morte del capitano Leopardi, sei sicuro che non vuoi che si dica come veramente si sono svolti i fatti? Ve l'ho detto, in nessun modo voglio compromettere il Guercio. Lui mi ha salvato la vita. Va bene, come vuoi. Però anche in questo caso avresti delle buone possibilità di cavartela. Al massimo ti accuseranno di aver agito per legittima difesa. E noi allora chiederemo la tua libertà sotto cauzione. D'accordo. Supponiamo che tutto si risolva come voi dite, con qualche settimana di prigione. E dopo cosa accadrà? Non pensate a quello che farà Andrea. Credete che mi lascerà in pace? Ascoltami, Andrea presto o tardi dovrà rassegnarsi e mettere una pietra sopra tutta la faccenda. Ne siete convinto? Lo credete davvero? Ho i miei dubbi. Se fosse stato presente alla conversazione che ho avuto con lui, mi dareste ragione. Ma cosa può fare, secondo te? Sfidarti ancora a duello? Con quale pretesto? Un pretesto qualunque. Può trovare mille modi per ostacolarmi, per provocarmi o addirittura può farmi uccidere. Non credo che oserebbe. Lo credi capace di questo? No. Ma non pensate a sua madre. Non era intenzione della signora far saltare in aria la nave con Anna e me a bordo. Mi odiano. Non mi lasceranno mai in pace. Ma perché volete che trascini Beatrice con me in questa vita? E poi lei si è già stancata e me l'ha detto. Ha ragione. Non è giusto che soffra tanto solo per colpa mia. Juan, la verità è che tu sei molto depressa, io ti capisco, però non per questo puoi pensare di lasciare tua moglie. Prima di tutto perché lei ti ama e soffrirebbe ancora di più. E poi, insomma, non è da gentiluomini abbandonare la propria moglie. Ascoltate, preferisco che creda che io sia un uomo indegno, piuttosto che vederla soffrire un giorno dopo l'altro, finché non arriverà a pentirsi di essere diventata mia moglie. No, credo proprio che tu stia esagerando. Vedremo chi dei due ha ragione. Non resta altro che aspettare. Non posso fare altro. Nel frattempo, per quanto lo faccia con la morte nel cuore, e voi sapete molto bene perché lo dico, voglio trovare un qualsiasi pretesto per allontanarla da me, affinché non soffra per quello che deve ancora accadere. Sei sicuro che non ci sia qualcosa di rotto o qualche lesione grave? Il dottore mi ha già visitato. Si sfidano a duello i propri pari. Un miserabile come quello si uccide a scudisciate. Adesso devi riposarti, figlio mio. Non ci riesco. Tutto questo sta facendo più male a te che a lui. Sicuramente. Sono io l'offeso, il ferito, quello che non trova pace. E mentre io sono divorato dalla rabbia e dall'umiliazione, sono sicuro che lui starà festeggiando con i suoi compari, brindando alla mia sconfitta. Starà ridendo di me. E sarà felice di avermi messo in ridicolo di fronte a tutti quanti. E noi che possiamo fare? Non lo so, ma non sono disposto a rassegnarmi. Ho voluto comportarmi da gentiluomo, ma con certa gente non ne vale la pena. Io te l'ho sempre detto, figlio mio. Devo distruggerlo, madre. Schiacciarlo come un verme. Sono perfino disposto a corrompere quello stupido giudice. Chiama tuo zio. Sbrigati. Sì, signore. Che intenzioni hai? Voglio che mi porti i documenti della barca di Juan, che sono a San Paolo, e che versi a Beatrice l'equivalente del suo valore in denaro. Lo colpirò in ciò che ama di più. Solo così riuscirò a farlo impazzire dalla rabbia. Cosa devo preparare per cena, signore? Qualunque cosa.
Il signor Juan non verrà? Non lo so. Non credo. Non tornerà nemmeno a dormire? Non me l'ha detto. Va bene. Col vostro permesso. No, Juan. Questo non posso permetterlo. Non essere testardo. Il signor Nicola ha già detto che sono stato io. Invocherà la legittima difesa. E se ti condannano? Ci sono testimoni che Leopardi mi ha sparato. Ci sei tu, c'è Antonia. E ho una cicatrice. Ma non è vero. No, non è vero, l'ho ucciso io. Ma lo hai fatto per me. Lo hai fatto per salvarmi la vita. Sì, certo. Ma sono io il colpevole. Basta, ho già deciso. Non permetterò che ti assuma questa responsabilità. Se Leopardi non mi avesse ferito, non avresti certo avuto bisogno di sparare. E chi può saperlo? E poi non è un comportamento da uomini far cadere la propria colpa su un altro. Io posso essere assolto, ma tu no. Tu sarai condannato. Non posso permetterlo. Allora io te lo ordino. Puoi ordinarmi qualunque cosa, ma questo no. Vuoi forse che la gente pensi che sono un pauroso, un vigliacco? Non mi voglio nascondere dietro di te. Tu sei mio amico. Pensaci, ti prego. Ci ho già pensato. E va bene. Ma non avere fretta. Aspettiamo almeno che sia emessa la mia sentenza. Poi vedremo il da farsi. Avete già finito, signora? Sì, grazie, Mercedes. Ma signora, avete mangiato pochissimo. E Angelica? Lei sì che ha appetito. Non si fa pregare, mangia per due. Sì, lei ha un'ottima ragione per farlo. Buonasera. Buonasera. Posso? Arrivo sempre in ore inopportune. No. Accomodatevi, prego. Grazie. Era mia intenzione venire a trovarvi prima, ma ho dovuto aspettare che arrivasse il nuovo comandante del carcere. Ne hanno già mandato un altro? Sì. Sedetevi, prego. Vi ringrazio. Mi è stato detto che Angelica è tornata. Sì. È qui. Volete parlare con lei? Sì, più tardi. Immagino che abbiate già visto vostro marito, vero? Sì. Dovrà tornare in carcere. Ma per quale motivo? È quello che prevede la legge. Per ottenere la libertà, dovrà consegnarsi volontariamente. Si dovranno sbrigare certe formalità e poi potrà essere liberato. Ma soltanto nel caso che risulti innocente. E per quanti giorni dovrà rimanere in prigione? Beh, per il primo processo ci vorranno 1 o 2 giorni al massimo. Ma purtroppo se ne dovrà istruire un secondo. Perché? Per la nuova imputazione. L'omicidio del capitano Leopardi. E per quello quanto tempo ci vorrà? Non lo so. Qualche settimana, forse dei mesi. Il caso non è molto semplice. Io credo che dobbiate essere preparata. Vostro marito potrebbe essere dichiarato colpevole. Ci sono parecchi indizi che fanno pensare a un omicidio volontario. Sembra che vostra sorella fosse andata a trovare il capitano Leopardi, che lui avrebbe cercato di abusare di lei e che vostro marito sia arrivato in quel momento e abbia sparato. E questa non è legittima difesa, come dice l'avvocato Manera. Vi giuro che le cose non sono andate così. È stato Leopardi a sparare a Juan. L'ha quasi ammazzato. Juan è rimasto privo di sensi. Allora volete dire che è stata un'altra persona a uccidere il capitano Leopardi? Credetemi, signora. La verità è sempre preferibile alla menzogna. Se non volete vedere vostro marito in prigione, dovete dirmi quello che sapete. No, no, non è stato lui.